Allora, torniamo a noi. Abbiamo visto affrontato questo step, quindi per coloro che avevano fatto un finanziamento con la banca, ci sono coloro invece che avevano fatto il cioè avevano investito i loro soldi, le loro azioni. Questo è tutto un altro, stiamo parlando di altri numeri, ma altissimi, veramente altissimi, da cifre modiche a cifre anche molto molto importanti. Questi sono in pena perché hanno visto veramente ridursi il valore delle proprie azioni, dei propri investimenti. Che prospettive ci sono anche per costoro? Se ci sono prospettive, perché prima si è detta una cosa, poi l'altra. Alla fine le persone non hanno le idee chiare su cosa si possa realmente fare. Sì, allora sì, gente che ha perso tutto. Anche noi ormai non dormiamo più la notte perché siamo appunto assediati proprio dalle richieste di questi azionisti che ci chiedono cosa possono fare. Allora, la prima cosa che devono fare appunto è uscire allo scoperto, devono denunciare appunto l'inganno subito e devono appunto quindi rivolgersi appunto ad avvocati, associazioni di consumatori, persone di loro fiducia che possono appunto seguirli nel procedimento, che per forza di cose, se si vuole avere qualche chance di recuperare il denaro perduto, bisogna far partire. Quindi non tentennare, non esitare, assolutamente non c'è no, speranza. Assolutamente no, anzi faccio un appello se lei me lo consente, gli azionisti, ecco, parlo agli azionisti delle banche popolari venete che sono stati appunto truffati, possiamo appunto utilizzare questo termine, e dovete appunto uscire di casa, non dovete vergognarvi, dovete denunciare appunto che siete stati ingannati, che vi hanno venduto azioni spacciandovele come dei titoli dal sicuro rendimento, come titoli liquidi, e che invece appunto adesso ci si sta rendendo conto che così non era. Dovete appunto uscire di casa, dovete denunciare e dovete far valere i vostri diritti, solo così avrete appunto qualche possibilità di riavere il denaro perduto. Non sarà facile naturalmente, perché non è che se uno agisce è sicuro di avere indietro i soldi, che non bisogna neanche fare delle facili illusioni, perché poi esatto. Anche quello bisogna stare attenti a non far pensare alle persone che agiscono e sono sicure di avere indietro i soldi. Non è così, però ecco, dopo diciamo tutti questi mesi in cui non abbiamo fatto altro che descrivere la situazione come disastrosa, come tale effettivamente è, ecco, ritengo che le notizie di questi giorni vadano lette appunto in un certo senso, e quindi appunto in un senso favorevole agli azionisti. Lo ribadisco, l'ordinanza del Tribunale di Venezia è molto importante, l'istituzione dell'arbitro finanziario presso la Consob è molto importante. Quindi insomma, ecco, queste cose vanno dette, è giusto appunto che gli azionisti le sappiano, e quindi ecco, diciamole. C'è questa. Concretamente, le azioni, le obbligazioni, altri titoli che sono stati lì, che invece che fine possono allora fare? Diciamo che le problematiche del proprietario venete sono appunto le azioni che sono state vendute agli azionisti e gli aumenti di capitale che sono stati fatti appunto soprattutto di recente, nel 2013 e nel 2014. Quelli sono stati convertiti, quindi appunto quelle obbligazioni sono state convertite in azioni, quindi sono appunto tutte azioni. Queste azioni sono state comprate per Veneto Banca a circa 40 euro, per Vicenza a circa 60 euro. Adesso valgono tra 0,10 centesimi e 0,50 centesimi. Quindi chi ha fatto un investimento ha perso circa il 99% di quello che ha investito. Quindi uno che ha investito 100.000 euro adesso in banca ha circa 100 euro. Ecco, questo per dare appunto un'idea. I reati diciamo ipotizzati sono moltissimi, si va dall'aggiotaggio, all'ostacolo alla vigilanza, alla truffa, all'estorsione e all'usura. Ci sono appunto le indagini penali, per Veneto Banca sta indagando Roma, per Vicenza stanno indagando Prato, Udine e Vicenza. Noi depositiamo appunto mensilmente nelle procure competenti le denunce, querele collettive, e ci auguriamo appunto che poi, prima dei rinvii a giudizio, le banche ci contattino e ci propongano appunto delle transazioni. Se così non avverrà, si andrà avanti appunto nel processo penale, ci si costituirà parte civile e si chiederanno appunto i danni in quella sede. A partire poi da settembre si potranno appunto fare anche i ricorsi all'arbitro finanziario. Sarà appunto certo. una strada assolutamente da battere, una strada appunto molto interessante,
E quindi ecco appunto invito gli azionisti a denunciare. Ecco, tenete presente che le criticità appunto sono moltissime, anche semplicemente il fatto dell'età. Alle persone di 70 anni non potevano essere vendute queste azioni. Infatti c'è questo discorso, quando lei ha detto l'aggiottaggio, no? Cioè sì, si diffondevano informazioni fasulle relativamente allo stato di salute o meno di una banca, cioè la banca sta benissimo, non ci sono problemi, una persona chiedeva un rischio basso e invece venivano date informazioni errate, il rischio era alto, certo, addirittura con l'omissione di sigle ben chiare che dovevano essere in qualche modo appalesate, cioè, quindi ci sono situazioni veramente gravissime. Questo è molto molto grave, perché poi tra l'altro molte, è emerso che pochissimi avrebbero rischiato tanto sapendo in realtà la verità, per cui l'aggiottaggio c'è tutto, cioè, e sono ravvisabili, come diceva lei, anche altri reati, ma il reato è penale ed è personale, quindi sì, qui si agisce in capo a chi? Ai dirigenti, alla persona del responsabile dello sportello, al vertice della banca, come funziona? Dunque, allora... E quindi appunto anche qui le querele che voi fate, sì, state facendo, a chi le rivolgete? Sì, allora, i soggetti che saranno eventualmente rinviati a giudizio li deciderà la magistratura, cioè sarà la magistratura che deciderà appunto chi rinviare a giudizio. Noi nelle nostre querele chiediamo di procedere nei confronti di circa una cinquantina di soggetti, sia per Veneto Banca che per Vicenza, e cioè tutti i membri del collegio sindacale, tutti i membri del CDA, presidente, vicepresidente, Consob, Banca Italia e revisore dei conti. Sono circa appunto una cinquantina di soggetti. Per quello che riguarda Vicenza è proprio notizia di oggi che l'ha dichiarato proprio il procuratore Cappelleri, che anche la banca è sotto indagine per la responsabilità amministrativa connessa ai fatti penali compiuti dai dirigenti. Ecco, c'è una legge in Italia che è il decreto legislativo 231 del 2002 che disciplina appunto la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai suoi dipendenti. La Popolare di Vicenza è sotto indagine proprio per i reati commessi dai suoi dipendenti perché non ha posto in essere dei controlli adeguati e quindi di conseguenza è responsabile anche la banca. La sua non sarà una responsabilità di tipo penale, sarà una responsabilità di tipo amministrativo e quindi gli eventuali danni saranno appunto il risarcimento di eventuali danni potrà essere appunto posto in carico anche alla banca. È proprio sulla stampa di oggi, ci sono appunto le dichiarazioni del procuratore che dice appunto che Popolare di Vicenza è sotto indagine, anche proprio la banca, l'istituto, per la responsabilità amministrativa. Quindi ecco, si chiede di indagare nei confronti di tutti questi soggetti, banche comprese, e i risarcimenti, gli eventuali risarcimenti verranno appunto poi chiesti a tutti questi soggetti. Allora, le banche, a seconda dei casi, però qua adesso vedremo, hanno una certa patrimonializzazione. Sì. Ci sono banche che anche hanno una quotazione anche elevata proprio perché hanno forti patrimonializzazioni. Questo vuol dire che tutto sommato forse qualcosa si può tirar su. Speriamo più di qualcosa. Esatto. Com'è la situazione di patrimonializzazione di queste banche che voi avete fatto certamente delle valutazioni, perché dopo la domanda che segue è: e gli investitori correntisti, coloro che hanno il conto corrente in queste banche, lì ce l'hanno scritto tantissimi, devono star tranquilli, dormire sonni tranquilli, o è meglio che si agitino anche loro e che in vista di quest'ultima anche azione di cui lei ha fatto cenno, che però si immaginava che prima o poi sarebbe accaduta, mette in discussione tutto il sistema banca? Perché non potrà essere in grado di assolvere, di far fronte, eccetera. Diciamo che il rischio bail-in non c'è, cioè se quando lei mi parlava del sonno dei correntisti si riferiva al fatto che appunto possono essere prelevati i soldi dei correntisti,
Quel rischio al momento non c'è, e non c'è perché è intervenuto Atlante sostanzialmente. Se non interveniva Atlante, allora c'era quel rischio, e di conseguenza anche le due nostre popolari venete avrebbero potuto fare la fine delle quattro banche che sono state appunto commissariate, che sono state appunto oggetto del bail-in, diciamo, ecco. Che è un fondo, però Atlante. Sì, Atlanta è un fondo che è stato appunto costituito ad hoc proprio per quindi per evitare questa situazione, per consentire la capitalizzazione delle banche che devono fare aumenti di capitale e per andare ad operare nel mercato dei crediti deteriorati. È stato costituito sostanzialmente perché sia Unicredit che Banca Intesa, che erano le due banche che avrebbero dovuto garantire l'aumento di capitale di Vicenza e Veneto Banca, si sono tirate indietro. Hanno visto che il mercato non avrebbe sottoscritto l'aumento di capitale. È notizia di oggi che Veneto Banca, per l'aumento di capitale Veneto Banca, i soci hanno messo 10 milioni, cioè è stato scritto l'aumento di capitale per 10 milioni, quindi pochissimo, 10 milioni su un miliardo. Di conseguenza appunto queste due banche avevano visto che avrebbero dovuto mettere molti più soldi di quello che avevano preventivato, e quindi appunto hanno detto no, noi non ce la sentiamo di mettere appunto tutti questi soldi. Sono andate appunto a trovare il Presidente del Consiglio, hanno fatto appunto questa riunione, hanno detto costituiamo un fondo, il Fondo Atlante appunto, all'interno del quale le banche, le assicurazioni, le fondazioni bancarie potranno appunto versare dei soldi che serviranno poi per andare a fare questo tipo di operazione. Quindi ecco, c'è Atlante che garantisce, che ha già garantito Vicenza, esatto, perché appunto è proprietario di più del 99% di Vicenza, e garantirà anche Veneto Banca. Quindi, ecco, sembrava un'operazione ottima, effettivamente ha consentito, diciamo, esatto, che le due banche non andassero in risoluzione, in bail-in. C'è da dire però, ho letto appunto autorevoli analisti, che potrebbe poi rivelarsi un'operazione anche molto rischiosa, perché se banche sane, come ad esempio Unicredit e Intesa, vanno a impiegare molte delle loro infatti, risorse esatto, in banche non sane... Che però non hanno fatto. Beh, non hanno fatto fino a un certo punto, perché in Atlante... la maggior parte dei soldi che sono stati immessi dentro Atlante li hanno messi proprio Unicredit e Intesa. Adesso non sono aggiornatissimo. Sì, sì, sì. Però... No, ma il rischio, quindi non volevo interrompere, quale potrebbe essere, quindi per queste banche sane, che si vadano a compromettere? E il rischio è che diventano, cioè molte delle loro risorse vengono impiegate, diciamo, per sistemare, per ristrutturare banche in seria difficoltà, e quindi poi naturalmente le difficoltà di queste banche vanno anche ad influire sullo stato di salute proprio delle banche che hanno impiegato i loro soldi per provare appunto a ristrutturarle, a sistemarle. Esatto, e questo era immaginabile, infatti quando ci hanno detto questa... Ma allora, sì, le banche che non sono istituti di beneficenza, sì, né con i cittadini comuni, certo, né con gli imprenditori, certo, e neanche, a meno che non ci siano delle correlazioni con certo, nessun'altra entità, ed è un dato di fatto noto, perché dovrebbe farlo? Perché dovrebbe mettere in discussione la sua situazione in questo momento in cui appunto sta succedendo quel che sta succedendo, che in Europa si profilano situazioni non rose, sì, che cioè, quando hai una banca, facciamo l'Unicredit, Banca Intesa, quelle che sono in una certa posizione, Credem ha una valutazione, sì, sì, tra le più elevate, perché sì, non sì, questa o perché non tutte insieme, come mai si sono mosse proprio queste entità per mettere in discussione se stesse? Sembra un po' paradossale. Sì, effettivamente è un'operazione difficile da interpretare. Quello che appare è che l'operazione di salvataggio di Popolare Vicenza e Veneto Banca, che è stata appunto realizzata grazie a questo Fondo Atlante, all'interno del quale appunto hanno immesso liquidità diversi istituti finanziari, in primis appunto Unicredit e Intesa, potrebbe rivelarsi problematica proprio da un punto di vista sistemico, cioè per il sistema bancario nel suo complesso.
Naturalmente Vicenza e Veneto Banca non potevano essere lasciate andare in fallimento, cioè se si applicava il bail-in, certo. Lei pensi che solamente con la situazione attuale si sono bruciati circa 10 miliardi di euro, cioè che è una cifra elevatissima, 10 miliardi di euro solamente proprio nelle azioni che si sono appunto svalutate, poi naturalmente ci sono tutti i fatti conseguenti, quello che ne consegue, e di conseguenza poi il danno sarà anche maggiore se non riusciremo a scongiurarlo. Di conseguenza non si potevano lasciar fallire queste due banche, quindi qualcosa bisognava fare. È stato fatto appunto Atlante. Speriamo che questa operazione di salvataggio poi non vada a danneggiare più del dovuto, diciamo così, la salute di altri gruppi bancari finanziari, come appunto ad esempio Unicredit e Intesa, che sono appunto di rilevanza sistemica perché sono le due banche maggiori in Italia. Infatti è quello di scusa. Ecco, speriamo che per non salvare Veneto e Vicenza andiamo a danneggiare gravemente la salute di Unicredit e Intesa. Quello sì, è il rischio. Assolutamente, no, questo è un altro aspetto ancora importante. Sì. Per quanto riguarda sempre gli aspetti penali, ci sono altri reati ravvisabili? Abbiamo parlato di aggiottaggio. Allora, diciamo che sono l'aggiottaggio, l'ostacolo alla vigilanza, la truffa, l'estorsione e l'usura. L'ottaggio, l'ostacolo alla vigilanza sostanzialmente consistono nel aver comunicato dei dati non veri e non aver messo appunto le autorità di controllo in grado di fare il loro lavoro. La truffa consiste appunto nel fatto che queste azioni venivano spacciate come assolutamente sicure e liquide. L'estorsione è quello appunto che dicevamo prima, cioè appunto l'imprenditore va a chiedere un finanziamento di 100.000 e la banca gli dice ti do 100.000 a patto che mi compri 20.000 di azioni, ad esempio. Ecco, lì appunto viene storto il consenso e di conseguenza lì il reato ipotizzato è quello dell'estorsione. C'è poi anche l'usura, questa però è una nostra tesi che bisognerà vedere se verrà accolta appunto dalla magistratura. E secondo noi l'usura è presente perché in sostanza la svalutazione delle azioni, quindi appunto il costo derivante dalla svalutazione delle azioni, va considerato appunto anche quello un costo che si è dovuto pagare per avere il finanziamento. E siccome la giurisprudenza dice che per vedere il tasso, se c'è il tasso dell'usura nel finanziamento, vanno considerati appunto tutti i costi, anche il costo derivante dalla svalutazione delle azioni, siccome era una prassi assolutamente diffusa, secondo noi anche quello va considerato per andare a stabilire appunto il tasso a cui venivano prestati i denari. Questi, diciamo, sono i reati. Ecco, si ipotizza che la difesa punterà sul fatto che di sostenere che non sapevano, non erano a conoscenza della solidità dell'istituto, che l'istituto non fosse solido e che tra l'altro anche l'investimento in azioni per i risparmiatori era affidabile, insomma, al momento, non essendo a conoscenza di certi presupposti. È ammissibile come tipo di difesa che si ipotizza? Quando ci si deve difendere naturalmente si può dire qualsiasi cosa. Perché la persona che il dirigente magari può dire: non ero a conoscenza di cosa stava dietro, mi hanno occultato elementi rilevanti. Dovrà provare appunto di non essere a conoscenza. Noi con la documentazione che abbiamo, con le relazioni Consob, con le relazioni BCE, con le relazioni Banca Italia, siamo in grado appunto di provare molti degli addebiti che appunto contestiamo. Bisognerà vedere poi quali carte tireranno fuori sostanzialmente questi signori. Loro non è che potranno limitarsi a dire io non sapevo. Dovranno dimostrarlo. Esatto, quindi dopo staremo a vedere. Bisogna aver pazienza a questo punto. Sì, quella assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.